Maser, in provincia di Treviso, ha ospitato i campionati italiani assoluti cross country 2023. Sabato 22 luglio sono andate in scena le gare più attese, quelle dedicate alle categorie agonistiche junior, under, elite. Alle 11:15 la partenza dedicata alle categorie femminili, dove tra le elite si porta sin da subito al comando la campionessa italiana cross country uscente Martina Berta del team Santa Cruz, seguita da Greta Seivald e Giada Specia. La valdostana Martina Berta continua del suo ritmo, aumentando costantemente il vantaggio sulle inseguitrici. Negli ultimi due giri dei cinque previsti comincia a piovere, rendendo la gara ancora più impegnativa. Nonostante questo, le posizioni non cambiano. Martina Berta del team Santa Cruz concede il bis davanti a Greta Seivald del team Rock Rider, terza Giada Specia del team Villier. La gara più attesa di giornata vede al via gli Elite, con tra gli altri il campione italiano cross country uscente Luca Braidot del team Santa Cruz. Si parte finalmente sotto il sole, anche se la giuria decide di tagliare i tratti più problematici del tracciato, visto il tanto fango. Al comando si porta un gruppo di quattro atleti con Bertolini, Luca e Daniele Braidot e Filippo Fontana. Due forature mettono fuori causa prima Filippo Fontana e poi Daniele Braidot. Al comando rimangono in due a giocarsi la vittoria, con Bertolini a fare l'andatura seguito da Luca Braidot del team Santa Cruz. Nel corso del quarto giro Luca Braidot parte all'attacco e allunga su Joele Bertolini. Le posizioni restano invariate fino al finale, con Luca Braidot che va a vincere bissando la maglia tricolore dello scorso anno. Secondo posto per un combattivo Joele Bertolini del Centro Sportivo Esercito. Terzo posto per il veneto Filippo Fontana del Centro Sportivo Carabinieri Olimpia Vittoria.